L'applauso, l'applauso, aspetta, dov'è l'applauso? Ecco, allora, cos'è successo? È successo che prima si vendevano i dischi, poi i dischi sono un po' spariti, è arrivato il mondo dello streaming e dopodiché qui gli artisti hanno cominciato ad essere un po' in difficoltà perché gli è cambiato il mondo sotto mano e hanno detto vabbè, vabbè, dai, fa niente, riusciamo a vivere anche con i concerti, eccoli qua, questo qua dietro, e poi da lì in poi hanno detto beh, adesso però è un guaio. E allora quale sarà? Qual è il futuro della musica e del digitale? Ne parliamo con uno che, oltre a essere uno dei più famosi musicisti e autori italiani, è anche un grande geek, è un vecchio amico, Max Pezzali. Eccomi, ciao Marco e ciao a tutti. Max, ce l'abbiamo fatta, siamo qua nello studio Sì, con insieme. difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo Esatto, fatta. con una certa Dove difficoltà, sei? ma ci Tu sei qua a siamo. fianco a me, ovviamente, no? Sono di fianco a te, ma sono in realtà a Pavia. Cioè, sono di fianco a te, ma sottoterra a Pavia. Allora adesso giustamente ci si chiederebbe, ma sono io che sono un po' a Pavia o sei tu che sei un po' a Londra? Non lo so, credo che ci incontriamo un po' a metà strada, ecco, saremo più o meno all'altezza, non lo so, della Svizzera, della Francia, insomma. E siamo là, siamo in Svizzera, assolutamente. Senti, cosa ne pensi di questo cambiamento? Come lo vedi il futuro della musica? Beh, come hai detto tu giustamente, la musica è stato forse il primo settore, uno dei primi settori a dover affrontare un cambiamento digitale, rivoluzionario, no? Perché comunque, ad esempio, il cinema è andato avanti ancora per più tempo con i supporti fisici, invece la musica è quella che è arrivata per prima, alla sostituzione, del mezzo con un flusso fondamentalmente di dati attraverso la rete. Quindi è stata quella che forse ha subito più il contraccolpo all'inizio, perché ai tempi di Napster, ti ricordi benissimo, insomma, ci frequentavamo anche allora, ai tempi di Napster, la musica non è riuscita a capire, l'industria musicale non è riuscita a capire, subito il potenziale di questa rivoluzione e l'ha un po' subita. E adesso invece, negli anni successivi, è riuscita, grazie anche alle varie piattaforme di streaming, a Spotify per primo, ma poi insomma tutti i vari, Deezer, Apple Music, Tidal, cioè è riuscita a trovare una nuova, fonte di, insomma, di monetizzazione, grazie. Poi chiaramente il grosso arriva e arrivava fino a questo punto dai concerti, perché l'evento fisico era, quello che portava ancora maggiori proventi. Da un anno a questa parte, da più di un anno a questa parte, si è fermato tutto anche lì, quindi bisogna inventarsi dei nuovi modi. Quali possono essere, Max, secondo te? Cioè, è ovvio, per i big chiaramente il problema è minore, no? Ma esiste comunque tuttavia. Ma anche i piccoli, Certo. come dire, cioè, come la vedi? Cosa bisogna fare? Allora, io credo che si debba sempre comunque farsi aiutare dalla rete quando possibile, perché la rete può essere un veicolo straordinario anche per chi è piccolo sostanzialmente. Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia all'esplosione, ma un po' dappertutto nel mondo, di gruppi che si sono creati prima la loro fan base, gruppi o artisti che prima si sono creati la loro fan base grazie anche ai social network, grazie a tutte le varie piattaforme a disposizione e poi sono arrivati nel mercato mainstream, cioè oggi è un po' il contrario, prima devi lavorare bene sul digitale e poi questo ti permette di crearti la fan base che poi ti dà credibilità anche fuori dal mondo, nel mondo fisico. E poi ci sono anche un sacco di altre opportunità. Secondo me anche quello che è successo, un po' la pandemia ha accelerato un processo che era già in movimento, ovvero la possibilità di fare degli eventi remoti, distanziati, quello che prima sembrava assolutamente inaffrontabile, non fattibile, per forza di cose l'abbiamo dovuto iniziare e funziona. Cioè, alla fine si riescono a fare delle belle cose. Stanno crescendo delle nuove piattaforme anche hardware che permettono, di sincronizzarsi con latenza prossima allo zero. Cioè, adesso è un po' un discorso geek, però Vai, sta qua, nascendo questa è una tanta roba che trasmissione permette di. geek, eh? No, esatto, sono nate, io stavo, come saprai,
perfettamente, insomma, mi piace declinazioni della tecnologia, e stanno nascendo proprio delle piattaforme hardware che permettono, con una diciamo con una connessione decente, di suonare realmente in tempo reale tutti insieme, mentre adesso ancora c'è una sorta di ritardo. Quindi se il mio chitarrista, cioè ci dobbiamo dare un timing a catena, no? Cioè si segue ognuno quello prima, ecco, e poi alla fine devi mettere a semiflussi. Adesso si sta cominciando ad arrivare alla possibilità di poter fare dei live credibili, veri e propri. Quindi chissà cosa ci riserverà il futuro. Io sono ottimista. E poi gli artisti fanno anche delle altre cose, perché a quel punto l'arte viene espressa in modo diverso, come hai fatto tu, perché è fantastico. Il libro, già solo i colori mi fanno impazzire. Eccolo qua, Max 90. Cioè, mi fa tremare le gambe, no? Perché quei colori, quei pezzi di vita che abbiamo visto. Me lo racconti, da dove nasce? Come? Dimmi qualcosa. L'idea nasce appunto in pandemia, nasce da delle considerazioni in conference call con un amico Massimo Coppola, che diceva: cavoli, però sarebbe bello raccontare, cioè partire dalle tue canzoni, che sono tutte ambientali, più o meno in quegli anni 80, inizi anni 90, e raccontare quel mondo lì che adesso non c'è più, raccontare quel decennio partendo proprio dalle canzoni. Perché ci siamo resi conto, non ci voleva un genio, però, che gli anni 90 è il decennio del passaggio. Io e te ci conosciamo da quegli anni e sappiamo perfettamente che quello lì è stato il decennio in cui si è passato analogico, dal mondo di prima al mondo digitale, cioè il mondo di poi. E quindi puoi racchiudere nello stesso libro, e quindi nello stesso decennio, l'esperienza di chi ha vissuto entrambe le realtà, no? Noi che avevamo questo sogno dell'internet, della prima, sai, dei primi numeri di Wired che arrivavano in Italia, l'internet che avrebbe portato, esatto, noi c'eravamo, l'internet che portava a tutti la conoscenza, la circola informazioni. Ecco, noi abbiamo vissuto quel decennio lì, e in questo libro c'è anche quel tipo di entusiasmo che abbiamo provato noi che ci connettevamo a internet con la connessione dial-up un po' sfigata dell'epoca. Oh, allora, volevo dirti che nel frattempo abbiamo, ti dico chi, Patrizia PM, che dice: buona serata Max, ti ricordi il video del brano Una canzone d'amore? Ricordi dove l'hai girato? Io sì, c'ero. Fantastico, l'abbiamo girato, pensa, intanto saluto Patrizia, l'abbiamo girato all'interno di una chiesa meravigliosa dalle parti di Bologna, e tra l'altro nel video, cioè io facevo, insomma, io ero lo sposo, ecco, mettiamola così, nel video, cioè mi sposavo con questa bellissima modella svedese, vabbè, lascia perdere, e tra il pubblico, insomma, tra le persone che c'erano lì c'era anche Stefano, un giovanissimo Stefano Accorsi, quindi saluto Patrizia, ed è bello che insomma ci si ritrovi qui. Qua, guarda, sono andata, perché fa tutti i movimenti dalla camera, e lì, guarda, è lei, muoviti solo tu, fai dei versi. Eccola, eccola, eccola. Va bene. Eccola, l'ho vista. L'hai vista, perfetto. Allora, senti, adesso avrei la prossima rubrica, ma se vuoi star con me, perché parlo di arte digitale, certo. Secondo me c'entri un pochino anche tu. Vediamola. Allora, qual è il numerello qua? Il 9, vai. Volentieri. Allora, questo è il Maker Music Festival, che originariamente era Sebastopol in Crimea, e adesso è a Los Angeles, perché sì, è fatto online in realtà. Ma la cosa pazzesca è che questi maker mettono insieme degli strumenti stranissimi, improbabili, per fare musica. E allora ho detto: aspetta che tengo Max, che glieli faccio sentire anche a lui. Guardiamoli insieme. Hey. Thank you.
Max, hai mai usato delle cose strane per fare musica? Allora, io sono un grande appassionato di, così, di rumore organizzato, ecco, mettiamola così. Cioè, mi piace molto anche andare in giro, adesso poi con i telefoni che registrano, insomma, con gli smartphone o anche magari con un piccolo microfono, ci sono un sacco di accessori interessantissimi che si possono attaccare allo smartphone per registrare i rumori d'ambiente, farne musica. In alcuni provini ho già cominciato ad usarle, cioè magari un suono percussivo che poi metti assieme al rullante della batteria o un suono, però questa è una parte diciamo del music making, del processo, anzi del sound designing, che mi piacerebbe tantissimo approfondire e in assoluto posso garantirti che in futuro ci saranno dei miei esperimenti in questo senso, perché poi il bello è quando lo fai diventare una cosa che non diresti mai, no? Cioè lo passi attraverso un campionatore, equalizzi, cambi e diventa un'altra cosa, diventa un altro strumento. Certo. Beh, fantastico. I Pink Floyd, no? Erano dei grandi che usavano degli suoni Certo. più incredibili, no? O al di là del sintetizzatore, no? Sì, certo, ma pensa anche, io adesso cioè mi è capitato di sentire addirittura recentemente, adesso non mi ricordo, ma è stato fatto un album in Italia, credo da Masacci, Subsonica, un album ambientato fatto nel Polesine, cioè quindi nel Delta del Po, con tutti i suoni registrati dal Delta del Po, dagli uccelli tipici di quelle zone appunto, del Delta, dai suoni, rumori, e ha fatto un album o un EP, adesso non vorrei dire una stupidaggine, basata proprio su quei basato su quei suoni, che è una cosa secondo me meravigliosa. Grande Max, senti, grazie mille di essere stato No, digitalmente, ma un po' grazie virtualmente, con noi. Adesso i nostri amici a te qua e a ti tutti. salutano come sanno fare da casa e da buon pubblico. Grazie. Grazie Ciao Max, proviamo a darci la mano, ci a tutti. Grazie Marco, riusciamo? Va, grazie va, mille. avviciniamone, Esatto, aspetta, basta. Ecco, vediamo. vai così col Proviamo, bump, dai, vediamo se ce l'avevo. distanziamento. Finto Ok, bump, distanziamento boom. perché non riusciamo. Ciao Max, a presto! Tipo così. Ciao Ciao! Marco. Ciao, grazie. Eccoci, eh? Ma che bello è, che bello è! Ma che cose ha detto belle peraltro, eh? Ma perché poi lui è uno competente, cioè anche uno dice Max è un grande, mi tocca la pancia, ho passato pezzi di vita insieme a lui, ma lui è uno che ne sa e avete visto oggi, eh?